volere il cibo anche lui. Coccolatevi, versi i tuoi cereali che hai nella cassettiera. Tu la apri, prendi i tuoi cereali, li versi nel bicchiere. Il rumore dei cereali che cadono nel bicchiere, assordante, e poi versate il vostro latte, aprite la porta, il portello del microonde, e lo accendete per scaldare il vostro latte con i vostri cereali. Intanto prendi la bustina delle crocchette del tuo amico, lui si a mangiare, a chiamarvi perché ha fame, e allora prendete un paio di crocchette. Nel frattempo il vostro latte si è scaldato e quindi vi sedete uno a fianco all'altro, mangi il tuo latte, i tuoi cereali, mentre il tuo amico assapora le sue crocchette che gliele dai ad una in mano. Ti dimentichi, e lui ti dimentichi, perdi un po' di tempo, e lui con la zampa fa un cenno sulla tua mano come per chiederti: ti sei dimenticato la crocchetta, me la dai per favore, io c'ho fame. E allora tu gliela dai. Poi voi avete finito questa super colazione insieme, vi siete gustati, vi siete fatti rilassare lo stomaco, ora siete in pace con voi stessi, il vostro stomaco in pace. Intanto la pioggia continua, continua la pioggia, e voi cosa avete deciso di fare? Di andarvene ancora nel vostro lettuccio per ancora un po'? Volete gustarvi questa meraviglia? Volete assaporarla? E allora, le lenzuola sono ancora calde dalla vostra notte, il letto è caldo e vi aspetta, il letto è caldo e vieni qua per voi ad assaporarvi, ad assaporare il vostro sonno. Adagiate sul vostro letto e vi accomodate, chiudete gli occhi, sentite la pioggia incessante che batte sui tetti, batte in continuazione. Eccola, arriva la pioggia. Sul letto e con le sue zampette arriva verso all'altezza del cuore e vi spiona e vuole entrare sotto le coperte con voi per essere coccolato e accarezzato. Le coccole vuole anche perché sei
venire a scaldarsi con voi, vuole scaldare il suo cuore con il vostro. E allora, in questo clima perfetto, sentite la pioggia battente, il vento incessante, le fusa del vostro gatto che accompagnano il vostro cuore. Il respiro si adatta al suo, da forte a sempre più lento, più lento, più lento. Il respiro si adatta al suo. Voi prendete il vostro micio e lo coccolate, e lui si coccola a voi. Lo prendete per mano e lo accarezzate, vi fate, prendete questa giornata vostra, fatela vostra questa giornata, prendetevi un momento per voi, per restare dentro di voi, scoprire dentro la vostra anima cosa c'è. Ascoltatevi, ascoltate la vostra anima, sentite la pioggia che vi scorre dentro le vene, il vento che soffia incessante, sembra quasi mai finire. Eccolo, dopo una dolce pausa, che di colpo il silenzio arriva. Eccolo che riparte con le sue raffiche sempre più potenti. Quella piccola pausa rappresenta il vuoto che a volte dentro di voi si cela per piccoli traumi che vi portate fin da piccoli. Questi sono i vuoti. Ascoltate il vuoto che era arrivato prima, che come un attimo vi pervade e vi tiene dentro, vi tiene bloccati, ma poi quella sferzata continua e improvvisa di vento vi induce a svegliarvi, a rendervi conto che quei vuoti sono istantanei, ma a volte arrivano nella vostra mente, mentre siete lì coricati, distesi, di fronte a queste, a questi pensieri che vi pervadono la mente, ma voi fate come questa pioggia, buttateli via. Questi vuoti che quando appaiono nella mente vostra, buttateli via, scacciateli dal vostro cuore e dalla vostra mente e vedrete che vivrete momenti più sereni e felici. Ritorniamo alla vostra giornata, concedetevi un po' più di sonno. Riposatevi, dormire fa bene alla mente e al cuore, guarisce gli stress accumulati in questi ultimi periodi, aiutate il vostro corpo a ritrovare la serenità, sentite la pioggia che batte, questa pioggia che batte incessante, erano i problemi che avevate prima. I problemi di tutti i giorni o qualcuno magari che ve li creava. Fate in modo che questa pioggia incessante di pensieri se ne vada. Ascoltatela, ascoltate bene la pioggia. Sentite com'è incessante, sembra non finire mai. Come i vostri problemi, i vostri pensieri delle volte sembrano non finire mai.
allora voi dovete trovare il modo di farli venire al più presto. Subito. Pensieri, trovate una soluzione alternativa. Concentrate la vostra mente, chiudete gli occhi, lasciate che i pensieri, come questa pioggia incessante, scorrino e pervadano tutto il vostro corpo. Lasciatelo fluire, lasciate fluire questa pioggia. Lasciatela fluire dentro di voi, fate dei respiri profondi, arrivate, coccolatevi con il vostro animale domestico, prendetelo in braccio, così. Tenetelo abbracciato, fatevi coccolare anche da lui in questo momento magico. Eccolo, aiutatelo ad essere rassicurato, aiutatelo anche lui, pensate che anche lui ha dei pensieri, anche lui ha un'anima dolce e sensibile e anche lui ha bisogno di amore e affetto come voi e quindi è anche rilevato un ottimo antistress per la mente e per il corpo. Aiutatevi con il vostro micio e la pioggia incessante far scorrere questi pensieri, aiutateli, rilassatevi, sentite poi che questa pioggia incessante si ferma, cosa sentite quando questi pensieri si fermano dentro il vostro animo, sentite come un blocco interiore, sì, e allora dovete sbloccarlo. Attendete che la pioggia riprenda e poi scacciateli. Pensate a cose belle nella vita. Voi adesso il sonno vi è un po' passato. Volete tirarvi su? Vi svegliate. Tirate su il resto delle tapparelle. Guardate il paesaggio. Guardatelo, gli alberi che si muovono dal vento, questi alberi rappresentano le vostre onde vibrazionali, le vostre onde di energia che arrivano e toccano il vostro cuore di tanto. Lo toccano
voi concentratevi sulle onde vibrazionali più belle e se ne sentite una qualcuna di cattiva, cercate di non pensare e buttatela via. Pensate solo alle onde vibrazionali più belle, più soffici, più vibrazionali, più belle, che vi fanno scaldare il cuore e vi fanno rendere più felici, felice la giornata. Pensate, questi alberi che vanno a destra e poi a sinistra, a destra, poi a sinistra, un'onda vibrazionale che va di qua, poi va di là. Poi vai di qua, poi va di qua, di là, di qua, di là. Quest'onda super, super vibrazionale. Eccola, sentite le onde, ragazzi. Le sentite? Scorrere dentro di te, la pioggia aiuta
questa giornata ti sta aiutando a superare i tuoi momenti difficili, ti sta aiutando ad essere più forte con te stesso e con gli altri, ti sta aiutando a relazionarti con la tua mente, con il tuo inconscio più difficile da raggiungere. Ella ti sta aiutando, stai chiudendo gli occhi, ti fai trasportare, trasporta la tua mente, falla trasportare la tua mente, aiutala, aiutala a trasportare verso frequenze vibratorie più vibrazionali. Aiutala, aiuta la tua mente a rilassarsi, aiutala. Tu avrai questa giornata tutta per te, tutta, tutta, tutta per te, e poi ti riciderai, sicuramente avrai una nuova visione della vita, sarai più consapevole delle tue scelte, la pioggia che cade, i pensieri che si sono andati via, il vento che li ha spazzati via, tutte le cose brutte del passato ormai se ne sono andate, e ora che tu arrivi ad una nuova concezione del mondo, una nuova concezione di te stesso, che prendi in mano la tua vita e che finalmente inizi a vivere come la pioggia che vive dentro di te, che quando tu hai bisogno lei c'è e come un lampo porta via i tuoi pensieri brutti, li porta lontano, li spazza via come macigni e ti lascia un brivido di freschezza e di leggerezza nella tua anima, che ti senti rinato, spazza via tutte le cose che non sono appartenenti alla tua anima, spazzale via. Ricorda questa giornata come un salvavita, come un toccasana. Ricordala, rilassati e ogni volta che pioverà e avrai il tuo giorno libero e fortunato, sentiti fortunato perché ti sei potuto concedere questo paradiso, questo momento per te stesso, che ha aiutato a rinvigorire la tua mente e il cuore, ha aiutato a farti sentire più consapevole con te stesso, ha aiutato ad essere più forte verso le avventure che incorrerai nella tua vita, ti ha aiutato ad essere più consapevole, forte, e quindi questa giornata tu te la ricorderai e ne vivrai altre quando l'ultraterreno saprà che ne avrai bisogno, te ne farà vivere altre ed altre ancora ed altre ancora, perché l'ultraterreno vuole solo la tua felicità e serenità e ti farà vivere momenti super indimenticabili, e lo ringrazierai, avrai il tuo modo per ringraziare ed essere finalmente completo.
vita sarà